Walter Giantin, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro intitolato Vivere a lungo con successo. Questo libro è pubblicato dalla casa editrice Città Nuova e in questa nostra prima puntata del 2022 ci fa piacere ospitare questo libro perché è un libro di forte speranza, ma non una speranza da vetrina come si potrebbe pensare, ma una docta spes, diciamola in questa maniera, una speranza razionale. Walter Giantin, leggo in quarta di copertina, medico, geriatra, bioeticista clinico e direttore del reparto geriatrico di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Ecco, io vorrei soffermarmi su questa definizione, Walter Giantin. Che cosa fa chi è bioeticista clinico? In che cosa consiste questa branca? Allora, non è una vera e propria branca della scienza, ma il bioeticista anzitutto è una persona che si occupa di etica in campo biomedico, cioè tutte quelle che sono le scienze biologiche della vita, ma in particolare correlate alla vita umana. Ci sono varie forme di etica, anche ambientale, animale, eccetera. Il bioeticista clinico si occupa in particolare appunto della medicina e della medicina clinica applicata, quindi non diciamo teorica, che cerca di analizzare in profondità attraverso anche partecipazione, per esempio, a comitati etici per la pratica clinica che ormai dovrebbero essere diffusi un po' in tutte le aziende sanitarie, almeno italiane, ma sono molto frequenti anche all'estero, appunto cerca di partecipare alle decisioni cliniche che vengono prese, soprattutto nei casi più complessi, più in qualche modo articolati, più difficili. Ecco. Ci vuole fare un esempio di questi casi? Sì, ce ne sono tantissimi. Possiamo partire dalla genetica, per esempio, quando, non so, devo fare un prelievo ad una donna in gravidanza che vuole sapere se il suo feto è in qualche modo affetto da qualche patologia genetica, perché magari va incontro poi a un aborto, ma possiamo andare fino al fine vita, che vuol dire appunto decidere magari di sospendere alcune terapie perché non sono ritenute illogiche, irrazionali, ormai che non portano se non un prolungamento del processo del morire invece che un allungamento reale della vita. Adesso ho fatto due esempi un po' al limite, ma in mezzo c'è tutta la nostra vita. Tra l'altro lei è autore anche del libro Quando finisce la vita, e questa è una domanda che posta dal medico a noi e viceversa, una domanda che pur avendo delle risposte continua a porsi a ogni persona quando finisce la vita. Ma invece questo libro, Walter Giantin, lei ce lo propone invitandoci a vivere con successo, ecco. E la parola successo, che ricordo sempre è un bellissimo participio passato del verbo succedere, e la parola successo non è tanto intesa come la possiamo intendere noi, in senso per così dire televisivo, no? No, è con successo ma con una bella razionalità. E vengo subito alla prima pagina di questo libro, Walter Giantin. Lei scrive: questo libro nasce come ringraziamento per il dono della vita, oltre che per i tanti e bellissimi rapporti che nel corso di essa ho avuto l'opportunità di intrecciare. Beh, io credo che sia una cosa bellissima partire proprio dal ringraziamento per il dono della vita, perché questo libro si sviluppa per circa 180 pagine, ma è semplicemente un andare dentro alla vita e al dono che essa rappresenta. Sì, diciamo che come medico in particolare, ma anche un po' come curioso, mi è sempre molto interessato capirci un po' di questa vita che abbiamo e che spesso non sappiamo apprezzare o a volte non sappiamo comprendere. E su questo per me è stato molto importante, ecco, anche per esperienza personale. Io inizio un ringraziamento alla vita in questo libro e finisco con dei ringraziamenti poi a chi mi ha aiutato a capire qualcosa di più di quello
che scrivo anche in questo libro, proprio perché sento che la vita ha bisogno anzitutto di un grazie, ecco, non era scontata, e che c'è qualcosa che è un mistero per tutti noi, credo che rimarrà anche dopo aver letto questo libro per molti versi, ma che aiuta almeno ad approfondire un po', sia dal punto di vista appunto fisico sicuramente, psichico, ma anche sociale, esistenziale, in qualche modo anche spirituale. Perché il successo che sta appunto in avere una piena salute fino alla fine è una alchimia in qualche modo che avviene proprio perché so dosare bene i vari passaggi nella mia vita. Io su questo libro poi mi fermo, parlo di successo come lo intendeva Erik Erikson, che è un noto psicologo e psicoanalista vissuto nel secolo scorso, tedesco. Che aveva una frase tedesco che mi ha molto colpito, che dice che la gente non sappia come fare ad aver successo è già un male, ma il peggio è che non sanno neppure come fallire. Io ho deciso di fallire bene. Ecco, diciamo che partiamo da questo punto e andiamo in avanti. Ecco, il saper fallire bene, cioè il sapere in qualche modo arrivare a un successo personale che poi può essere preludio di uno collettivo, attraverso appunto il saper cogliere dai propri fallimenti che cosa la vita ci vuol dire. Eh sì, che cosa la vita ci vuol dire? Quando lei parlava dei ringraziamenti, Walter Gentil, mi è venuto in mente una poesia, mi scusi se per certi aspetti vado fuori tema, ma mica tanto. La poesia di Mariangela Gualtieri, che si intitola proprio Ringraziare desidero, no? E questa poesia comincia in quest'ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti. Ed è una poesia di straordinaria presenza nel mondo reale, ed è una poesia che va incontro a quello che può succedere nella vita, alle domande. Vivere a lungo con successo, torniamo al suo libro, vivere a lungo con successo, ma per vivere a lungo ci vuole una parola, la salute. Allora lei si domanda proprio nelle prime pagine, da medico, che cosa significa la salute? Sì, su questo appunto, avendo questo come compito affidatomi in qualche modo anche dalla mia professione, è naturalmente una riflessione che porto avanti da parecchi decenni, ecco, da quando vivo, ma anche soprattutto da quando lavoro in questo campo, e mi è piaciuta molto una definizione che ha in qualche modo sviluppato una commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che dice che appunto la salute è uno stato anzitutto dinamico, quindi in continua evoluzione, non è un qualcosa di statico, di fermo, di immobile, di raggiunto una volta per sempre, ma è in continua evoluzione nel corso della nostra vita. Ed è uno stato dinamico che comprende un benessere sia fisico, sia psichico, sia sociale, ma anche, dice, spirituale, intendendo in questo senso qualcosa di esistenziale, non necessariamente religioso, ecco, ma qualcosa che riguarda anche la nostra spiritualità. E su questo mi è molto piaciuto vedere che molte delle aziende sanitarie nella propria mission aziendale lo scrivono in qualche modo, scrivono che appunto c'è anche questa parte esistenziale, spirituale, che fa parte della salute, ma di cui spesso nessuna azienda si occupa, e tantomeno molto della medicina. Però è una componente importante, non è l'unica, è una delle quattro che dobbiamo tenere presente, di queste quattro sfere che un po' ho descritto velocemente. Ma è una componente importante, perché, come scrivo anche all'inizio, ci sono persone che a volte in piena salute, anche recentemente la cronaca ci ha dato qualche esempio, piena salute fisica, psichica, a volte anche sociale, cioè con una buona socialità intorno, sentono di farla finita, di non voler più vivere, e in qualche modo lì, secondo me, è un fallimento completo, ecco, di quello che
può essere inteso come salute. Sì, però e lei in questo, mi scusi se la interrompo Walter Giuntin, però a proposito di questa nostra difficoltà del vivere, venendo incontro alle sue parole, lei parla anche della fragilità come normalità biologica. Io credo che questo per esempio sia uno dei capitoli molto importanti, perché noi alla parola successo diamo un valore, però dentro la parola successo c'è anche tutta la nostra fragilità del nostro vivere, e se noi non abbiamo un equilibrio, anzitutto psicologico, nel convivere con le nostre fragilità, nel condividere le nostre fragilità e quelle che delle persone che ci stanno intorno, è certo che ci sarà difficile vivere. Che ne pensa? Penso che è così, però la fragilità può essere anche, non sempre, noi le diamo sempre un connotato negativo al termine, ma non sempre è così. Cioè la fragilità a volte ci rende più umani, cioè crea anche la socialità, che è una componente importante. Cioè noi quando abbiamo un bambino appena nato in braccio, quando abbiamo un anziano da accudire, quando abbiamo una donna che magari stava avendo un bambino in gravidanza, è più fragile per alcuni versi, e in qualche modo ci sprona ad essere diversi, e lo siamo realmente diversi, e questo non sempre la fragilità ha un connotato negativo. Io dico spesso, per esempio, occupandomi di anziani prevalentemente, che la fragilità è una normalità biologica che col tempo sviluppiamo, ma che è come avere un cristallo in mano. Sicuramente va trattato con molta cura, va trattato con molta attenzione, però ha una sua bellezza. La sua bellezza sta a volte proprio in questa sua fragilità, in questa sua, e anche a volte la sua ricchezza sta proprio in questo, anche dal punto di vista, non lo diciamo anche economicamente, no? Un bel cristallo costa, insomma, ecco. Però appunto bisogna capire il senso profondo di cosa intendiamo per vivere, che cosa intendiamo vivere a lungo, che cosa vuol dire vivere a lungo con successo. Vivere a lungo con successo, la vita è una relazione in ogni modo, e vedo qui a proposito di relazione una sottolineatura tra le tante in questo libro, vivere a lungo con successo. Mi fa sempre piacere poter condividere il pensiero di un filosofo, Luigi Parkinson, che lei cita, filosofo tra l'altro che è nato a pochi chilometri da questo studio, quindi, ed è importante. E Luigi Parkinson scriveva che l'uomo è un rapporto, non che sia in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più precisamente un rapporto con l'essere ontologico, un rapporto con l'altro. Ora, questa frase, oltre che essere una bellissima giocosità di parole, ha una bellissima presenza nella nostra vita, nel nostro rapporto, dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista medico e non solo. È proprio così. Guardi, io un pochino anche nel libro, per esempio, entro su alcune sfere, per esempio quella economica, che cito, perché questo libro, se si volesse approfondire, avrebbe bisogno di un'enciclopedia di volumi, perché cito tantissime cose. Però anche per esempio dal punto di vista economico, sempre più si capisce che il benessere, anche la felicità di una persona, non sta sicuramente in un livello anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista del denaro, ecco, sicuramente una grande povertà, una miseria non crea benessere, però oltre un certo limite c'è un benessere relazionale, un benessere che viene proprio dal rapporto con l'altro, che va ben oltre tutti i rapporti che possiamo comprare, diciamo, dal punto di vista anche economico. Per cui c'è una, ci sono spesso, ed è uno dei motivi per esempio dal punto di vista poi di ricaduta sull'esistenziale, c'è qualcosa di ontologico, qualcosa che riguarda il rapporto profondo con ogni persona, con ogni essere umano. Qualcuno diceva che noi siamo animali sociali ancora già dall'antichità, perché è proprio lì che noi ci sviluppiamo e diventiamo esseri umani, e in qualche modo cresciamo come esseri umani solo nel rapporto con gli altri. Più questo rapporto naturalmente è vero, è profondo, è
radicato dentro di noi ed è parte anche di una ricerca che ognuno di noi fa in se stesso nel ricercare gli altri, ma poi anche nell'avere una reciprocità che si instaura con gli altri, più questo naturalmente ci fa crescere. Ma Walter Giantin, è chiaro che vivere a lungo con successo, più vivi a lungo più diventi vecchio. Ma dobbiamo intenderci quando noi invecchiamo, a che età ci si può definire vecchi, perché c'è uno spostamento continuo. Noi siamo abituati a leggere, per esempio, che si parla di un bimbo di 5-6 anni, si parla di ragazzi di 20 e passa anni, quindi sembra che ci sia uno spostamento in là dell'età, a quantomeno della definizione. Ma razionalmente, quando è che si diventa vecchi? A che età? Allora, distinguiamo intanto l'invecchiamento dal termine vecchio. Le dico perché porto anche in questo libro un lavoro molto interessante dal punto di vista scientifico che ha seguito un migliaio di giovani per più di 10 anni, tra i 25 e i 36 anni. E andando in profondità si è visto che ben 18 dei principali marcatori di invecchiamento sono già tutti in movimento tra i 25 e i 36 anni e così vanno sempre più rapidamente a segnalare un invecchiamento del corpo umano appunto già da età molto più giovanili di quelle che pensiamo. Per cui noi, ma questo lo dimostrano per esempio i grandi atleti, una Federica Pellegrini, un Ronaldo, eccetera, arrivano anche ad età, diciamo sopra i 35 anni, ad avere qualche chance di portare a casa qualche titolo, di vincere qualche gara, però oltre a questa età non si è già invecchiati in qualche modo, per cui l'invecchiamento inizia molto presto. Questo sarebbe un libro, se potessi dire io, che in qualche modo prepara ad invecchiare sapendo che la vecchiaia è una cosa che oggi dura molto anche dopo la pensione, per cui bisogna incominciare a preparare anche a volte 30 anni, 40 anni, bisogna incominciare a prepararsi a invecchiare perché già si sta invecchiando da giovane età. Questo per quanto riguarda l'invecchiamento, dai 25 anni in su sicuramente. Per quanto riguarda il termine vecchio, qui dobbiamo capire che cosa vogliamo in qualche modo identificare. In passato si parlava di paziente geriatrico, per esempio, dai 65 anni in su, però oggi che si va in pensione sopra quest'età, la linea si è spostata intorno ai 75 anni in su. Però non è tanto l'età anagrafica che conta. Io ho visto 55enni molto vecchi e ho visto 90enni molto giovani. Questo dipende molto appunto da che scelte noi abbiamo fatto su queste quattro sfere che prima abbiamo descritto. Ed è un libro veramente plurale nel suo volgere lo sguardo sulla longevità, sulla dimensione fisico-biologica, anche sulla dimensione ambientale, oltre che su quella spirituale a cui lei già ha fatto un cenno. Ma ecco, vorrei soffermarmi proprio sull'aspetto spirituale, Walter Giantin, perché è un aspetto che sembra molto teorico, però quanto la spiritualità, o a volte anche la religione, ma in ogni modo la spiritualità, può aiutarci a vivere con successo? Anche qui io, tutto quello che ho messo in questo libro è fonte di ricerca scientifica, è un po' della mia esperienza clinica, ma molto è fonte di ricerca scientifica, perché non mi piace parlare su sensazioni. E qui per esempio ci sono dei lavori interessantissimi fatti su decine di migliaia di soggetti, c'è un lavoro molto interessante fatto su delle infermiere americane seguite per più di 20 anni, che fanno vedere come chi aveva una qualche forma di ritualità religiosa, almeno una partecipazione settimanale a una riunione, a un momento in qualche modo che richiamava la spiritualità, aveva anche, e sono dati pubblicati su riviste scientifiche mediche a livello internazionale, fra le prime riviste al mondo, per cui non il lavoretto diciamo fatto in botte
collega e su pochi soggetti e pubblicato magari sulla rivista di un paese anonimo, e appunto dice che l'avere questo tipo di pratica allunga la vita, e non solo allunga la vita ma permette una qualità di vita superiore. Lo stesso studio addirittura è andato a vedere il tasso di suicidio, che diventa un decimo nei soggetti che hanno questo tipo di pratica, diciamo, ecco. Per cui, ma diminuisce anche per esempio del 33% il rischio cardiovascolare, diminuisce di quasi il 20% il rischio oncologico. Cioè, ci sono dati molto interessanti, ecco, che le ho raccolto nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi 10 anni, perché sono tutti studi abbastanza recenti, che dicono che appunto avere una spiritualità in qualche modo aiuta veramente il benessere in maniera completa, ecco, va verso veramente un invecchiamento di successo. Lei tra l'altro fa l'esempio di uno dei più grandi oncologi americani di origine italiana, Ludovico Balducci, che ha lavorato molto sulla spiritualità e sulla cura della salute, quindi i due aspetti si attraversano. Sì, si attraversano molto. Lui è un oncologo appunto conosciuto a livello internazionale, che ha fatto degli studi anche sulla spiritualità e ha visto che non solo chi ha una spiritualità vive di più, vive qualitativamente meglio, ma anche il caregiver, cioè colui che porta assistenza a chi è in questa condizione, ha una qualità di vita superiore. Il che vuol dire che in qualche modo la spiritualità, anche soprattutto se condivisa, se vissuta in qualche modo insieme, porta a un benessere che va oltre anche il singolo soggetto. E ritorniamo su questa intersezione, diciamo, fra le varie sfere che ho voluto evidenziare in questo libro, in cui la spiritualità aiuta il sociale aiuta il psicologico aiuta in qualche modo il fisico, perché siamo in realtà un'unica cosa, per cui noi le separiamo per comprenderle, ma in realtà siamo una realtà complessa che ha bisogno di un'armonia veramente su più sfere. E l'armonia si trova e si deve cercare per trovarla anche a tavola, perché anche qui lei analizza l'alimentazione equilibrata, perché questo è molto importante, perché non abbiamo ancora toccato questo argomento, ma è un argomento necessario. Ecco, e qui ci sono anche dei consigli. Ci dia un consiglio per invecchiare bene a tavola. Ma a tavola noi sappiamo che è molto interessante, perché lo dimostrano studi internazionali, quindi non italiani, che la dieta mediterranea è sicuramente una delle diete più valide, che è una dieta ricca appunto di frutta, di verdura in particolare, con olio extravergine di oliva, con anche alcuni apporti come può essere il grana, il formaggio grana, che è in piccole dosi, ma che appunto ha una quota bassa di grassi e anche una quota limitata di proteine, perché il troppo anche dal punto di vista proteico non fa bene, perché in qualche modo fa danneggiare in particolare il rene. E quindi dopo dipende naturalmente dal tipo di lavoro che facciamo, dal tipo di attività fisica che facciamo, eccetera, per cui va poi calata sul singolo soggetto, però sicuramente la dieta è una componente importante, e oggi purtroppo, come sappiamo, in particolare nelle giovani generazioni c'è un rischio molto alto, che è quello legato all'obesità, per esempio, che fa invecchiare molto più rapidamente e soprattutto in cattivo modo, ecco, perché aiuta molto lo sviluppo di patologie come quelle cardiovascolari o metaboliche, ad esempio il diabete, la gotta o altre patologie, che sono in forte ascesa già nei giovani e diventano naturalmente drammatiche se portate avanti per decenni, quindi con l'invecchiamento. Però le devo dire una cosa, Walter Giandin, che in questo libro io ho trovato una delusione enorme, e però mi ha deluso, ma in ogni modo ne devo prendere atto, perché la liquirizia, pur avendo molte proprietà positive, può essere fonte anche di tante negatività, ed io, essendo un amante della liquirizia, ho dovuto fare marcia indietro.
Ma capisco benissimo perché se io prendo qualche caramella la prendo alla liquidità. Ha voglia, è certo, per peccare si pecca con gusto. Bravo, però devo dire che dona a tutti, perché io per esempio viaggio perché geneticamente influenzato da mio padre che aveva una ipotensione cronica, cioè pressioni molto basse, viaggio basso di pressione, per cui la liquidizia più di tanto non mi fa male, ma la liquidizia purtroppo contiene al proprio interno delle sostanze che alzano la pressione, un po' come il sale della cucina se usato in maniera eccessiva, per cui va sempre calato sul singolo individuo, come scrivo bene anche nell'ultimo capitolo, bisogna fare un'architettura di scelte basate appunto su un progetto di vita che nasce dai costituenti principali di cui siamo fatti, cioè dalla nostra genetica in particolare. Però appunto ci sono persone che possono mangiare la liquirizia anche in quantità abbondanti, ma in linea generale, se consideriamo a livello di popolazione, la liquirizia tende quasi in tutti ad alzare la pressione, e sappiamo che basta un millimetro di mercurio in pressione in più per dare già un aumento della mortalità e della diciamo in qualche modo influenza sulla morbilità, che vuol dire sullo sviluppo di malattia. Visto che lei ha citato suo padre, nella parte dei ringraziamenti, lei racconta di quando da giovane, da ragazzo, ha potuto lavorare durante l'estate nel cantiere edile di suo padre. Che ricordi ha di quel lavoro? Ah, per me è stato un momento bellissimo, devo dire la verità. Intanto perché forse era anche d'estate, quindi era più facile, però si lavorava all'aria aperta, si lavorava in un ambiente molto divertente dal punto di vista dei rapporti, perché appunto si scherzava molto, ma soprattutto una cosa che mi ha molto aiutato è, come ho scritto anche nel capitolo appunto finale dei ringraziamenti, è che è stata una palestra per me, ecco, di una vita. Che cos'è la vita, di quanto la vita costi, di quanto abbia bisogno di sacrificio, di un progetto anche ben definito, che la vita ha bisogno di un'architettura in qualche modo solida per stare in piedi nel tempo. Per cui diciamo il veder crescere una costruzione, che può essere una casa, un palazzo, degli appartamenti, eccetera, mi ha molto aiutato, perché ho visto appunto che ci vuole un'armonia, ecco, non posso tirare su una parete di 9 piani e stare in piedi, devo creare intorno più sfere, come dico anche nel libro, devo avere almeno 4 pareti per fare una stanza, diciamo in media, che aiutano appunto a tenere su tutta la costruzione, e c'è una priorità di interventi, lo dico anche nel libro, per esempio. Non posso costruire prima i tramezzi della casa, devo prima costruire le travi portanti, devo prima costruire i solai e via così, perché altrimenti non costruisco bene. Ecco, così io ho appreso che anche la vita ha questo tipo di bisogni, ecco, di farsi un progetto di vita, di averlo, soprattutto oggi che viviamo molto più a lungo, qualche decennio fa anche solo, è quasi il doppio di un secolo fa, per cui abbiamo da fare un progetto molto diverso da quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri bisnonni, e sapere che deve essere una costruzione solida perché duri nel tempo. Questo direi che è stata una delle cose che questo tipo di lavoro fatto durante l'estate mi ha dato. Vivere a lungo con successo è il libro pubblicato La Città Nuova, che abbiamo raccontato insieme col suo autore Walter Giantin. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto rivalutando, perché non l'avevo finito, un libro che ho segnalato anche nel mio libro che ho pubblicato, che si intitola La Spinta Gentile, Nudge, che è un libro appunto sviluppato da un professore di economia e scienza del comportamento di Chicago, che è stato poi premio Nobel per l'economia nel 2017, e che fa vedere poi con un altro che si chiama Thaler e un altro suo collega Stanfield,
si insegna all'Harvard School, che appunto dice che molte delle nostre scelte sono irrazionali. Noi pensiamo di fare molte scelte razionali, ma poi quando ci troviamo in mezzo, per esempio, ritornando al discorso dell'alimentazione, se noi ci troviamo di fronte a una pasticceria e siamo dei golosi, è difficile che riusciamo a resistere se abbiamo fame o che ci rivolgiamo al fruttivendolo vicino per prenderci il frutto. Andiamo perché abbiamo delle spinte che in qualche modo ci portano in maniera irrazionale a fare molte delle scelte, sia nel campo alimentare, ma in tutte le scelte della nostra vita molto è irrazionale. E abbiamo bisogno di spinte gentili, di spinte che in qualche modo, di pungoli, che ci portano a prendere decisioni sulla salute, ma anche sul denaro, sulla felicità, su altro, che siano in qualche modo orientate da una spinta gentile. E questo lo cito perché è molto interessante questo libro, proprio perché ci aiuta anche a crescere in questo modo, ad architettare le nostre scelte in maniera ponderata prima di trovarci nella situazione, perché quando siamo nella situazione spesso quello che ci muove non è qualcosa di razionale, ma di irrazionale. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma è così. Walter Giantin, le pongo ancora una domanda. Al termine di questa giornata e al termine di questa conversazione, che chiude anche un po' la sua giornata di lavoro, lei che cosa si porta a casa di questa giornata di lavoro? È stata una delle giornate più pesanti dal punto di vista lavorativo, perché siamo in piena pandemia, come sappiamo, Covid, e purtroppo questa variante che abbiamo, Omicron, sta veramente, io come direttore, diciamo, di reparto di geriatria ospedaliera da 50 posti letto, vi assicuro che non è assolutamente facile, perché abbiamo da gestire questo reparto che per fortuna è non Covid, però ho molti dei miei medici, infermieri che lavorano anche sulla sezione Covid vicino, e dobbiamo fare doppi turni, dobbiamo fare un doppio lavoro anche solo nel vestirci, spogliarci, lavarci continuamente, essere anche con docce a volte, essere sempre pronti, insomma. Per cui stiamo lavorando il doppio, il triplo, spesso con meno risorse, perché molti degli infermieri, per esempio, li sono state portate via per vaccinazioni, per tamponi, eccetera. Per cui sono momenti molto duri dal punto di vista lavorativo, per cui da un lato molto stanco, per dire la verità, dall'altro però sentire anche che, al di là se poi la gente ti considera un eroe, come all'inizio della pandemia veniva detto, ti considera un delinquente perché qualcuno ci offende, anche ci attacca, ci aggredisce a volte, soprattutto se non crede nelle vaccinazioni o altro, portarsi via la voglia di aver in qualche modo contribuito a far crescere questa società e a far crescere la realtà intorno a me, e di poter dire ancora una volta grazie alla vita, perché mi ha dato veramente la possibilità di conoscerla fino in fondo. Grazie davvero, Walter Giantin, del tempo che ci ha dedicato. Grazie davvero, e anche per le ultime parole che ci ha fatto ascoltare. Buona serata. Grazie a lei, buona serata.